Ben ritornati e ridiamo la parola a Manlio. Poi, quando concluderà tutto Manlio, due minuti, vi devo dare le comunicazioni del prossimo seminario. Ok? Allora, grazie per il momento di prima, perché sono stato molto bene con voi lì a parlare. Siamo stati lì a fare un po' di magia, diciamo, a parlare un po' di noi stessi. Non so chi di voi, dico prima, altrimenti dopo mi dimentico, non so chi di voi è sui social, penso molti di voi. Allora vi do un attimo un po' di indirizzo se vogliamo rimanere in contatto, anche perché io ovviamente rispondo a tutti. Ecco, perfetto. Posso testimoniare. Ecco, ho risposto subito, dopo mezz'ora ho risposto a Libera. Io sono connesso continuamente, proprio è come se fosse dentro di me i social. E mi piace molto parlare con le persone, come immagino avete visto fino adesso. Allora, su Facebook la pagina su cui dono consigli, cosa del genere, si chiama Social Manlio. Ok, questa è la pagina Facebook. Però io ho anche un profilo mio, che però non è a nome mio, è al nome del mio cane, perché ho un po' di difficoltà, che è molto complicato. Elrond di Petrademone. È il nome del mio cane, come è facile chiamarlo. Elrond di Petrademone. Elrond. Questo è il Signore degli Anelli. Elrond lo chiamo. Elrond. E quello è il mio profilo privato dove metto fotografie, cose mie, della mia vita. Elrond di Petrademone. Empoli, Livorno, Rovigo, Otranto, Napoli, Domodossola. Di Petrademone. Ah, ecco. È il suo cognome, di Petrademone. Di Petrademone. Ecco, avrei detto proprio questa tipologia di cane. Io. Sì, Border Collie. Poi, Manlio. Mantova, Ancona, Napoli, Livorno, Imola, Ospedaletto. Twitter. Chi ha Twitter? Sì, io. Come, scusami? Elrond. Vabbè, comunque andiamo avanti, poi dopo lo dico meglio. Poi Twitter Manlio trattino basso, cioè underscore K Manlio K. Un attimo, come puoi ripetere? Belli. Excusez-moi. Wow. Manlio underscore K. Perché tutti mi chiamano K, il mio soprannome è K, perché c'è una K qui tatuata. Trattino K. Perché sono molto amante di Kafka e quindi K, c'ho la K qui, autografa di Kafka. Su Instagram, chi è su Instagram? Io. Perfetto, usate molto Instagram, è un bel social, utilizzatelo. E anche lì è Manlio K, uguale come su Twitter. Manlio K. Ok, ho detto tutto? Mi pare Facebook, vabbè, poi c'ho altre cose, Pinterest, tutto il resto, ma è inutile. About me, LinkedIn, ho accettato già? Mi pare di sì. Ok. Ok, questo vale anche per le persone a casa, nel caso mai fossero, nel caso mai stanno lì. Ok. Ah, andiamo, dopo il sospiro di Giovanni. Serio. Ok, anche dopo. Sesto blocco del messaggio, qua finiamo la parte che ha a che fare con i messaggi. E cioè la chiusura. Quindi abbiamo visto grabber, big picture, gestione delle obiezioni, prova del gain, claim, e alla fine logicamente dobbiamo chiudere il nostro discorso, chiudere la nostra comunicazione. Per fare questo abbiamo tre consigli, diciamo così, partiamo con tre consigli. Riassumiamo i concetti fondamentali. Vedete, anche questo io lo faccio molto spesso quando parlo, no? Alla fine di un capitolo di una parlata riassumiamo un po', perché serve. Ricordate quello che dicevo ieri? L'old brain ricorda molto bene inizio e fine, quindi se voi nel fine mettete un po' il riassunto state dando una mano a ricordare quello che avete fatto. Un'altra cosa, chiedere al pubblico, chiedere a chi avete di fronte, al pubblico, quello che volete, cosa ne pensa. Vedete, anche questo io lo faccio abbastanza spesso, se avete notato. A cosa serve una cosa del genere secondo voi a livello di old brain? È un feedback, ok. Ma che significa? Perché si muove, mette la parte. Cioè accetti che l'altro, no, possa addirittura, perché no, criticarti, esprimere il proprio parere. Riesci a capire se sei stato chiaro e se hanno inteso quello che volevi dire. Quello c'è, però c'è ancora, è anche un po' più tattico questo. Se io davanti a voi dico adesso, come sta andando il corso?
E una persona dice, fortunatamente, bene. Questo, il fatto che lei dice sta andando bene, produce due risultati a livello neurologico, diciamo, a livello psicologico più che neurologico. Uno crea una sorta di precedente positivo, nel senso, se lei ha detto così, gli altri per il fenomeno della approvazione sociale tendono ad andare verso la sua direzione. Uno. Secondo meccanismo psicologico è quello della coerenza, nel senso che se lei ha detto che bene, in qualche modo tenderà a preservare questo giudizio. Anche dopo sarà difficile per lei tornare indietro sui suoi passi. Quindi fidelizza, brava, fidelizza esattamente. Quindi chiedere il parere, non dovete temere di chiedere il parere, perché difficilmente una persona si alza per dire che fa schifo il corso, se sta facendo un corso per dire. Quindi questo vi aiuta doppiamente, perché come vi dicevo, crea approvazione sociale, crea coerenza, e quindi è molto interessante. Terzo e ultimo punto, se dovete concludere un contratto, se dovete andare avanti con la discussione, tutto quello che volete, dire come procediamo. Allora, ok, vi ho detto quello che abbiamo fatto, ti è piaciuto quello che ho fatto, e ora cosa facciamo dopo? Qual è il prossimo step? Questo, per esempio, è il caso in cui tu dai, per esempio, i tuoi riferimenti social. No? Questo è un modo per dire come procediamo. Perché, tra l'altro, io non amo molto le cose che si chiudono in uno spazio molto determinato. Nel senso, finisce il corso, ci salutiamo, cioè ci perdiamo. Io in generale non amo molto questa tipologia di rapporto con le persone, con... tra virgolette pubblico con le persone, ecco, in generale. Quindi il come procediamo ha a che fare con questo. Ma il come procediamo serve anche un'altra cosa, tecnicamente, è che cosa? Noi abbiamo parlato di un progetto, siamo andati dall'assessore comunale e abbiamo fatto vedere il progetto, noi gli chiediamo cosa ne pensa del mio progetto, lui dice ah sì, è un bel progetto, interessante. E quindi il mio come procediamo, a che cosa serve? Finalizzare, però psicologicamente a cosa serve? Impegnare. Creare una promessa, non è detto che questo andrà avanti, però noi cominciamo ad avere una promessa, cominciamo ad avere un impegno, e quell'impegno possiamo poi spenderci in un secondo momento. Psicologicamente serve a quello. Vabbè, questo è quello che ho detto prima, sostenitore attivo. Ora, le due scorciatoie, anzi le cinque scorciatoie dell'old brain. Allora, cosa abbiamo fatto fino adesso? Abbiamo visto le basi della comunicazione, cioè i quattro passi della comunicazione, pain, claim, gain e messaggio all'old brain. Abbiamo visto i sei blocchi per cui si fa un messaggio. Ora vediamo, cerchiamo di capire che il cervello funziona anche secondo altri parametri. Funziona attraverso anche delle scorciatoie. Una di queste qua è la riprova sociale, e cioè quel fenomeno psicologico che si verifica quando, se tutte le persone vanno verso una direzione, io tendo ad andare in quella direzione lì. Perché psicologicamente avviene, anzi neurobiologicamente c'è questa situazione? La sicurezza. Ti senti protetto, perfetto. È perché è più facile, perdi meno energie. Noi abbiamo sempre detto che l'old brain tende a farti preservare energie. Una cosa è muovermi con la corrente, una cosa è muovermi contro la corrente. No, contro la corrente, come ho detto ieri, gli anticonformisti perdono più energie, non c'è nulla da fare. Sarà pure più divertente la vita degli anticonformisti, non metto in dubbio, però è più faticosa. Allora, la riprova sociale è quel fenomeno che ti permette di avere una scorciatoia. Si può usare anche chi di voi gestisce una pagina Facebook, per esempio, deve pensare che questi elementi qua si possono applicare molto fortemente sulla propria attività social. La riprova sociale, per esempio, si utilizza molto sui social quando, per esempio, tu cerchi di avere la spiego meglio, sto andando un po' troppo nel complicato. Se io vado su una pagina che ha 100.000 fan, sono portato a mettere il mio mi piace, piuttosto se vado in una pagina che ne tiene 25. Cioè, ti hai mai fatto caso a questo processo psicologico? Sei il primo, non ne parliamo proprio. È molto più facile far parte di una pagina già super numerosa rispetto ad una che ha meno fan. È più facile mettere il like su una foto che ha molti like rispetto a una che ne ha pochi. Questo è un classico fenomeno di riprova sociale. È un classico, uno degli espedienti che utilizzano infatti molti social media manager è quello di comprare i fan. Francesco lo sa questa cosa. Si comprano fan perché è un modo per avere nuovi fan veri, fondamentalmente. Perché se io vado su una pagina che ha 200.000 fan, molto probabilmente mi trovo a passare di lì, ci metto il mio... Io personalmente sconsiglio profondamente questa tecnica, profondamente. Io invece faccio un altro ragionamento. Sì, si compra in America, si compra un po' dappertutto. Io invece... quando trovo troppe like,
non lo metto perché mi sento una fra tante. Giusto quello che dici, questa è una scorciatoia del Lord Brain. Non significa che tutti quanti sono così. Tra l'altro, molti di voi questa scorciatoia non la utilizzeranno mai. Perché l'anticonformista puro, quando vede questo gregge, va dall'altra parte. È così, è proprio è normale. Quindi quello che vi sto dicendo non è una regola che vale per tutti, vi sto dicendo delle possibilità che voi avete su cui andare a giocare. Però, per esempio, quando si dice. Che succede, ragazzi? Ah, a me da piccolo, grazie. Molto. Già c'è nelle foto. Ero biondo e liscio da piccolo, ero Raffaella Carrà praticamente. Poi vedete si cambia della vita. La prova sociale è quella. È quel tipo di scorciatoia che molti pubblicitari utilizzano. Vediamo un attimo, per esempio, un esempio. Capitano. Questa è la pubblicità del 1400, se avete notato. Inizio 1400. L'ho scelta per un motivo molto semplice, perché è un esempio molto grezzo, molto evidente di pubblicità che si basa sulla riprova sociale. Cioè sul fatto che tutti quanti, guardate, fa vedere varie famiglie, liberati del tempo, è un insieme di situazioni che ti fa capire fondamentalmente che... fare quello che fanno gli altri funziona, no? Se lo fanno gli altri, se lo fa Totti, infatti Totti dice: ah, voi lo staccate, spina. Cioè, all'epoca era molto in auge, ancora adesso il capitano è quello che è, te lo devo dire, però diciamo che all'epoca. No, per niente sono romanista, sono molto romanista. E quindi, sì, lo so. E come posso dire? La Vodafone gioca in questa pubblicità su questo concetto, no? Io sono come gli altri lo fanno, lo fa addirittura Totti, lo faccio anch'io. È il concetto di testimonial, no? Perché le pubblicità scelgono i testimonial? Per due motivi. O per un motivo come questo in cui lui diventa uno di voi, no? Io sono come Totti, sono come Gattuso, sono come uno di quelli. Oppure, altrimenti, il testimonial si mette al di sopra di tutti quanti gli altri. Se lo fa lui, caspita, lo devo fare anche io. E questo fa sempre parte di... Io voglio essere lui, è la proiezione. Quindi la riprova sociale. Il principio di scarsità, questo funziona ancora di più, attenzione. Questo funziona maledettamente. È quello che voi utilizzate, avete presente il 2 gennaio, saldi. Vedete lì sul cartello sulla vetrina, ultimi due pezzi. In quel momento voi diventate da animali, no? Perché là c'è le risorse pochissime, siete lì che dovete prendere a tutti i costi. Oppure andate su booking.com, oppure su Booking. È sempre l'ultima camera. Rimasta una camera e poi tre persone stanno guardando questo annuncio. Tu le vorresti uccidere quelle tre persone. Vuoi nome e cognome di quelle persone, numero di telefono per andare a prendere a casa. Io non ci vado più su questi siti perché mi metto troppo stresso. Cioè io ho preso camere d'albergo in posti dove non volevo andare pur di non farla prendere a quello che stava guardando. Cioè, quello che si chiama in Napoli la cazzimma, proprio quella cosa che devo dire. Non la devi prendere. Comunque, a parte gli scherzi, il principio di scarsità è uno dei principi più forti del cervello umano, no? Questo deriva proprio dalla, come posso dire, dall'alba dei tempi, da quando ci sono tre persone vicino al fuoco, arriva un cinghialotto e uno dei tre soltanto può prendere quel cinghialotto. È un principio proprio straordinario. In tutti i processi di decisione umana, la mancanza di risorse, quando sono poche risorse, in qualche modo quelle stesse risorse vengono molto valorizzate. E quindi è l'esempio del capo unico, no? Di quelle cose così. Mi ricordo quando c'era la Swatch, all'epoca, quando sì. Il prodotto non c'era, lo pubblicizzava, non si trovava file di clienti. Sì, non si trovava. No, ma anche è quello che fa adesso anche un po' la Apple per certi versi. Negozi, quando ci sono due persone che stanno guardando lo stesso prodotto, allora è sicuro che diciamo chi ce l'ha già in mano lo acquista, cioè se sa che c'è l'altro che sta aspettando. Però non devi accorgere. Quanto amo l'uomo quando fa così, l'essere umano mi piace, ma diventa animale selvaggio. Che veramente c'è quella cazzimma, non c'è un'altra parola che in italiano che può tradurre questa cosa. Cioè tu hai una cosa in mano che non ti piace per niente, arriva quello di te che te la guarda e tu, anche se veramente ti fa schifo, dopo la butti nella spazzola di ricomprare. La prendo, è bella e gliela levi là. È bello averla tu al posto dell'altro. Sì. Quindi è l'ultimo pezzo rimasto. Domani scade la promozione. Quante volte avete visto domani scade la promozione? Domani. Eminflex, sono anni che sta scadendo quella promozione. Sono anni. Fino a, e poi la prorogano per altri, fino a sempre. Però guardate come siamo. Sì. Anche quello è fondamentale.
Che succede, Miriam? No, dimmi, Miriam, cosa sta succedendo lì? No, roba di saldi comunque. No, niente. Roba di maschi. Roba di maschi. C'è un solo maschio disponibile. L'ha preso. Okay. Succede anche quello. Lo prendo lui. Ok. Questo, allora, la cosa che veramente io trovo affascinante è che noi, nonostante noi sappiamo questa cosa qui, comunque non riusciamo ad andare oltre. Comunque, pur conoscendo come funziona in questo caso il psicologico del nostro cervello, siamo comunque tesi a essere vittima, diciamo così, di questo processo psicologico e in particolar modo di questo. Non vi faccio vedere questo vecchio spot degli anni 80 che è Pinot Chardonnay Cinzano per molti ma non per tutti. È uno spot molto vecchio che ho fatto la storia della pubblicità, ma è inutile vederlo. Ho detto non lo voglio vedere. Ok, terzo principio, il principio di simpatia. Ci piace fare affari con chi ci piace. Che significa? Che ci piace avere a che fare, l'ho detto mi pare oggi, ma parlavo anche con Francesco, ci piace avere a che fare con persone che in qualche modo ci somigliano oppure sono persone a cui vogliamo tendere, no? Persone con cui vogliamo stare. È il classico esempio di quando noi in un gruppo scegliamo sempre la stessa persona con cui parlare, fondamentalmente, no? Quella persona che in qualche modo ci intriga e quindi ci affascina. È il motivo per cui su 10 cartelloni, in 8 cartelloni su 10 c'è Belen. È il motivo, è questo, è il principio di simpatia. Che poi non si chiama simpatia, si chiama anche principio anche in altro modo. Però diciamo che in generale ciò che attira, ciò che affascina, ciò che in qualche modo noi tendiamo, in qualche modo ci... Eh sì, la simpatia di Belen. Sì, ma la simpatia qua intendo in senso greco, che va bene così, quando dice in senso greco va sempre bene. Come ho scritto lì, l'attrazione può basarsi sulla somiglianza, come abbiamo detto, no? Qualcosa che in qualche modo riconosciamo come affine. In quel modo ci... Secondo voi si può utilizzare il principio di simpatia su una pagina Facebook, sul modo in cui si gestisce una pagina Facebook? Cioè uno degli escamotage. Sarebbe bello fare con voi anche un bel corso su come si gestisce una pagina Facebook, perché ci sono tanti stratagemmi, tanti trucchi, tante cose. Comunque vabbè. Si può fare? Cosa può essere un trucco da principio di simpatia? Mettere la pagina Facebook. Quello può essere. Allora come abbiamo fatto, per esempio, io gestisco il social network di Giffoni. Una delle cose che ha funzionato moltissimo in questi anni è stato quella di fare, per esempio, di mettere ogni tanto, quando capita, il compleanno, fare gli auguri ad un, no, che ne so, gli auguri a Julia Roberts piuttosto che Johnny Depp, Tim Burton, quelli che sono affini alla nostra, noi abbiamo una community molto legata a questi nomi qui, no? Johnny Depp, Tim Burton, gli attori di Jennifer Lawrence. Se metti Jennifer Lawrence in qualsiasi cosa stia facendo arrivano 8.000 like, cioè Jennifer Lawrence sta andando in bagno 12.000, Jennifer Lawrence che fa 2.000. Questo è il principio di simpatia. Una pagina Facebook dovrebbe utilizzare molto fortemente questo tipo di escamotage, perché funziona molto. Cioè utilizzare qualcosa che sai di sicuro piace alla tua fanbase, anche se non è legata strettamente al tuo giro d'affari o a quello che stai gestendo. Non c'è niente di peggio che le pagine Facebook che sono focalizzate solamente sul proprio argomento. Sono noiosissime quelle che fanno promozione. Per esempio, tu hai la pagina del teatro dove... Scusate, il teatro che mi metto adesso, l'associazione culturale. Metti solamente le cose, metti la promozione di tutti gli spettacoli che fai. È sbagliato. Devi mettere anche, che so, la notizia di uno che ha ricevuto l'Emmy, di Ian McKellen che ha ricevuto l'Emmy Award, il Tony Award, quello che volete. Cioè, utilizzate il principio di simpatia, utilizzate cioè qualcosa che va nella direzione della vostra community, funziona alla grande. Noi siamo passati dal 2011, dal 2009 avevamo 8.500 fan di pagina, ad oggi che ne abbiamo 116.000 quasi, grazie anche a cose del genere, no? In pubblicità si utilizza il principio di simpatia. Vedete questa pubblicità stupenda di Coca-Cola. Vedi? In che senso funziona come principio di simpatia questo, secondo voi? Mettere il sorriso, ma non è tanto quello. Sul nazionalismo americano. Sul nazionalismo americano, però anche su un'altra cosa americana. Sulla diversità. Sulla diversità, sul sentirsi tutti quanti americani. Tante lingue, un solo paese, no? Un solo continente paese. Il principio di simpatia in questo senso è molto molto evidente, e cioè
È come se la Coca-Cola esprimesse in qualche modo il senso patriottico dell'americano, che forse in Italia non funzionerebbe più di tanto una cosa del genere, no? Perché non c'è questo nazionalismo, questo patriottismo. Ma in America sì, molto forte, quindi tu vedi qualcosa che parla al tuo patriottismo. Miriam, ancora. No, non eri tu, era quella davanti. No, mi piace fare il professore ogni tanto. Che... Giuseppe. Proprio riguardo al patriottismo, la pubblicità spot che ha fatto Rutelli sull'Italia, please visit Italy, con quell'accento lì ha sortito un effetto quasi grottesco, no? Sì, ha sortito un effetto diuretico, direi addirittura. Se proprio dobbiamo dire che in effetti hai ragione. Questa è un'altra pubblicità classica di principio di simpatia. Il senso è che è una tensione all'imitazione. Nell'uomo ha un certo tipo di efficacia, diciamo così. Nella donna l'idea è che io devo somigliare a quella, crea un modello fondamentalmente, un modello di arrivo. Anche perché uno dei pain fondamentali riguardo al jeans è proprio come mi calza nelle parti, diciamo, posteriori dell'umanità. Ecco, il lato B. Quindi il principio di simpatia è quel principio che si ispira alla tensione verso un modello, anche non solo quindi una somiglianza, ma anche la tensione verso un modello. Un'altra scorciatoia molto interessante è quella del principio della reciprocità, cioè io ti do qualcosa, un regalo, e tu di conseguenza in qualche modo sei legato a me, no, un regalo che ti viene fatto senza motivo. Pagina Facebook, per esempio, in che modo può funzionare il principio di reciprocità? Fare gli auguri con una landing page. Sì, anche se non si possono utilizzare più bene su Facebook. Non esattamente. Non provo. E cioè che ha regalato un coupon di 5 euro. Quello è un principio di reciprocità. Cioè io ti regalo qualcosa, sapete cosa sono i giveaway? No, avete mai sentito? No. Strano, che si usa molto. Il giveaway è un dare via, significa. Cioè certi siti, certe pagine Facebook regalano una volta a settimana un oggetto, per esempio. Per esempio Funko, che è una marca che vende dei bellissimi pupazzetti dalle serie TV, film e cose vende bellissime, di cui sono malato. Ogni venerdì ha il giveaway Friday, e cioè il venerdì regala uno di questi pupazzetti a chi mette mi piace a quella foto. Logicamente questo crea moltissimo engagement, no? Perché io, pur di averlo gratis, che mi costa un like, te lo metto. I like fanno aumentare logicamente l'engagement, sarebbe lungo parlare delle rank e tutta sta roba di Facebook, però chi gestisce la pagina Facebook deve conoscere la tecnica di Facebook, quindi deve conoscere l'algoritmo e tutte queste cose. Comunque poi faremo un altro corso su questa cosa, però il giveaway è fondamentale, perché se io ti regalo qualcosa, che succede? Se io vengo qui random. Se io stamattina fossi venuto qui e vi avessi offerto a tutti quanti la colazione, sarebbe stato bello, vero Miriam? Non ho avuto il tempo, però. Cosa produco in voi? Cosa produce in voi questo mio gesto? Una grande simpatia. Ah sì? Cosa hanno fatto? Alla gente che era in coda in biglietteria prima di un big match sono andati a regalare la colazione con... Questo, a volte sono cose che non costano neanche tanto, questo non saranno tanti, costava, però in generale crea una grandissima voglia di restituire il favore. Bravo, la voglia di restituire il favore. E allora il principio di reciprocità è esattamente questo, è l'atto di dare in cambio qualcosa dopo un regalo, ma moltissimi lo fanno, le compagnie telefoniche, a quelli che, alle persone che sono fedeli per molti anni. Che è successo? No, di un mancamento addirittura. Alle persone che per molto tempo hanno un certo tipo di sono fedeli, ecco, diciamo così, regalano qualcosa. In modo tale da a te niente. No, mi chiama sempre, mi regala sempre qui. Vedi, è perché sei simpatica, Nunzia. Allora, lei sempre lo stesso. Però questo ti fidelizza. Tu prima di lasciare la team ci penserai due volte. Sì, certo. Vedi? Questo è il principio di reciprocità. Vediamolo. 4 euro. Sì. Vediamolo in pubblicità, per esempio. Nessuno è importante come il cliente. Senti, a me sembra talmente esagerata che mi sa che mi stanno paraculando. Ci sta. È esagerata. Ci sta, ma
ripeto ancora una volta, i principi psicologici sono delle scorciatoie, non sono, delle, non sono delle, dei principi validi per ogni cervello, per ogni persona, sono dei principi che puoi utilizzare. Ti assicuro però che il principio di reciprocità utilizzato bene ha un ritorno che non hai idea. Anche lui, per esempio, come pagina Facebook Giffoni, in molto tempo, per molto tempo abbiamo regalato cose, no? Ai primi 10 che mettevano like alla pagina avevano qualcosa, ai primi che mettevano like centesimo al millesimo e così via. Il give, pensateci però, utilizzatela questa tecnica del giveaway, donate qualcosa non per il puro piacere di donare, qua sono cattivo, ma per il piacere di avere poi qualcosa in contraccambio. E con questo mi sono giocato la mia bontà. Il principio della, questo è un altro principio fortissimo, il principio di authority. Se lo dice uno grosso, allora dobbiamo crederci. Oppure se lo dice uno molto specializzato, se lo dice un tecnico, se lo dice qualcuno che è quello che abbiamo visto prima, no? L'ha raccomandato da, si ha a che fare, come scusa? Ah, no. Per esempio, se voi andate, se voi andate sul sito internet del Festival di Giffoni, faccio un esempio di qualcosa che abbiamo molto di concreto, troverete tutta una sezione dedicata in cui si vedono le fotografie di personaggi svolti da noi, da Richard Gere, Meryl Streep, De Niro e così via, personaggi della serie TV. Questo per dire che se ci sono stati loro, in qualche modo il festival ha una certa autorità. Questo lo puoi fare anche, lo puoi fare anche su una pagina Facebook, no? Utilizzando un'autorità che dice qualcosa su, sui tuoi, sul tuo prodotto, sul tuo servizio e cose del genere. Vediamo per esempio un esempio. Vediamo un esempio. At Sharp, our goal is... Come lo fareste meglio questo payoff? Non dovrai più smistare, pinzare, non so qual è l'infinito, pinzare i tuoi documenti, eccetera. Okay, questa è la tua idea. Voi avete altre idee? Facili, ok, va benissimo. Veronica se la ride pure. Angela. Io ci metterei, che so, della campagna, qualcosa di libertà a livello. Andresti sul grafico? Sì, sì, sul grafico. Sì. Ma come impatto di scritta ti va bene questo? No, è un po' troppo generico. Francesco. Una domanda bravo, Francesco. Questa è una bella idea. Non sarebbe meglio trovare un sistema di pinzatrice di smistamento più facile? L'idea è giusta, l'idea della domanda retorica mi piace, non è più può essere molto efficace. Lei? Posso... Brava, non è più facile che lo faccia lei? Ecco, questo è molto bello, va nella direzione che diceva lui, nel senso che è una domanda retorica. Gianni, hai il microfono? Uguale, ok, perfetto. Vediamo, andiamo un po' avanti così vi faccio vedere altri messaggi. Sempre. L'impatto discreto, cioè già è un po' meglio. Questa fotografia vi permetterà di risparmiare tempo grazie, questo qualcuno di voi l'ha detto una cosa del genere, no? Se non sbaglio una cosa del genere. Qui ci avviciniamo un po' di più. Vediamo invece qual è il messaggio veramente che potrebbe essere un messaggio efficace. Non sprecate tempo prezioso smistando e pinzando le vostre fotocopie. Il pain è il tempo, il pain è la facilità, il pain non è, non dobbiamo parlare della pinzatrice, non è quello il problema. Ciao cara Alessandra. Sì, ciao. Era giusto un testo per la mia memoria, più che altro. Non nel messaggio, a questo ve lo dico per l'ultima volta, non focalizzatevi su ciò che offrite, su ciò che è la caratteristica del prodotto. Focalizzatevi su quello che il prodotto o l'idea farà per la vita dei consumatori o di chi leggerà il vostro messaggio. Su quello che dovete concentrarvi. Quindi, questo vale anche per il lavoro, non concentratevi sulle vostre qualità specifiche, intrinseche, ma focalizzatevi anche quando vi proponete per un lavoro su in che modo le vostre qualità possono risolvere i problemi dell'azienda. Questo è lo stesso concetto. Secondo punto, che è un amplificatore d'impatto, è l'amplificare la credibilità, la vostra credibilità. Tecnica e tecnologia sono importanti, ma saper raggiungere la fiducia è affare del decennio. Questo è un grande business, un grande guru del business, effettivamente. E lui dice una cosa molto importante, cioè che la fiducia, quello che abbiamo detto, non mi ricordo se ieri con chi, pure con Marilu, forse un po' con Domenico, a proposito del fatto che tu puoi avere tutte le tecniche e tecnologie del mondo, anche di comunicazione, ma quello che è importante veramente è essere credibile, avere un prodotto che dia fiducia o un'idea che funzioni, cioè avere un contenuto. Non si può comunicare il vuoto, per quanto tu bravo sia, non si può fare. E anche in politica, dappertutto. Perché il politico XY, Renziacchi,
pratico, uno ti può fregare una volta, ti può fregare due volte con la comunicazione, ma quando poi quello che dice non si verifica, la terza volta non lo voti più. Però forse la politica non la devo mettere in mezzo, perché là proprio è la fine di tutto, diciamo, la fine dell'umanità, però vabbè, là veramente non è inutile parlarne. Questo bell'uomo americano ci dice che la credibilità è il fattore fondamentale per massimizzare il vostro impatto. Ora io sto parlando di, sto queste frasi e cose del genere, ma noi dobbiamo capire una cosa però, che cos'è la credibilità? Che significa un messaggio essere credibili? Per voi cos'è la credibilità? Essere veri per te. Cos'altro? Cos'è? Trovare un riscontro nella realtà. È anche un po' tipo la verità. La trasparenza. Ok, sempre un po' il principio di verità. Fattibile, tu dici. Affidabile anche. Anche quella è la credibilità. La coerenza, l'autorevolezza. La credibilità si può anche esprimere attraverso cinque punti, che sono questo studio sulla credibilità attraverso i cinque punti, è lo studio che troverete chi leggerà il libro Neuromarketing, il nervo della vendita. È secondo gli autori di questo libro, che è un libro classico del neuromarketing, la credibilità per colpire l'old brand si concentra su cinque elementi fondamentali: la creatività, il coraggio, la passione, la dialettica e l'empatia. Cioè quando la gente vede in quello che state proponendo queste cinque cose qui: creatività, coraggio, passione, dialettica ed empatia. Il titolo, sì, Neuromarketing, il nervo della vendita. Il nervo della vendita. Era quello di ieri. Sì, però ieri l'ho detto. Mi pare di averlo detto, sì. Cioè che significa? Significa che se io esprimo questi cinque valori qua, in qualche modo risulto credibile. In questi giorni, questo corso vi è piaciuto, vi sta piacendo? Sì. Quello che io ho detto in qualche modo vi sembra credibile in questi giorni? Sì. Probabilmente sì. Perché in qualche modo questi cinque elementi qua sono entrati, no? La creatività semmai nel modo in cui ho espresso le slide, va per dirne una, la dialettica, il modo in cui ho parlato, l'empatia che ho dimostrato nello stare con voi in un certo modo, o il coraggio anche di, come posso dire, anche di essere ironico talvolta, di utilizzare la metafora estrema, di parlare di me stesso, non lo so, dico per dire, ora non voglio fare l'elogio di me stesso, ma serve soltanto una come esempio per farvi capire una cosa. Tutto questo mi rende credibile gli occhi degli altri, perché noi, vedete, quando io chiedo cos'è per voi la credibilità, tutti quanti dicono sempre la sicurezza, l'affidabilità, la verità, tutto il resto. Queste sono doti importanti, però non dobbiamo sottovalutare questa analisi della credibilità, che io trovo molto interessante, molto affascinante. La dialettica ha a che fare con l'importanza delle parole. Io su questo non smetterò mai di dirlo ovunque io vada. Le parole sono tutto. La differenza tra la parola quasi giusta e la parola giusta è la differenza che c'è tra una lucciola e una lucerna. C'è una differenza enorme. La differenza che c'è tra la parola giusta e quella quasi giusta. Quindi concentratevi sulle parole che utilizzate, perché quelle faranno la differenza tra una buona comunicazione e una cattiva comunicazione. Anche per esempio, torniamo un attimo a una cosa molto pratica, una pagina Facebook. Le pagine Facebook efficaci sono quelle, per esempio, che hanno un'ottima descrizione della pagina. Quelle già di per sé ti portano dei like, ti portano dei fan di pagina. Quando voi nella descrizione di che cosa fate ci inserite delle cose che fanno capire immediatamente di cosa tratta quella pagina. Vedo troppe pagine Facebook, troppe, veramente troppe, in cui io non capisco neanche di quella pagina di cosa parla. Non capisco perché dovrei mettere un like lì dentro. Non c'è l'importanza, non è calcolata abbastanza l'importanza che ha quella descrizione sull'old brain del lettore, del navigatore. Quindi l'importanza delle parole. Ora, per dirvi l'importanza delle parole, aspetta, c'è una cosa, c'è dopo una lista di parole che sono interessanti. Scegliete le parole molto bene. Il numero di parole scritte deve essere sempre il meno possibile. Evitate, per favore, ve lo chiedo col cuore, quei testi tanto pieni di parole, tanto pieni di testo, oppure quei siti internet dove è tutto scritto, c'è pochissima grafica. Evitate, noi siamo esseri visivi, l'old brain è visivo, siate visivi. 3, evitare parole che il pubblico non può capire. Quindi anche quando parlate con chiunque, non date per scontato che utilizzando una parola che voi conoscete anche l'altro la conosca. Cercate di, come vi dicevo oggi,
Una cosa è parlare a un pubblico, una cosa è parlare a un altro tipo di pubblico. Le parole devono cambiare completamente. Un'altra cosa che per esempio io trovo che per l'old brain non fa bene, non so se voi lo usate molto questa strategia, ma quando dite qualcosa tipo penso, credo, cosa, penso che sia così, io credo che sia meglio così, questa tipologia di parlato talvolta tende a diminuire la forza del messaggio. È un classico, è penso che ti amo, quello è un classico, credo di amarti. Quell'esempio è bellissimo, cioè no, era perché l'ho fatto io, è bello, ma è un esempio perfetto. Credo di amarti è l'esempio di come la prima parte della frase distrugge la seconda parte della frase, fondamentalmente. E allora, se io qua vengo e vi dico, io penso che hai ragione, anche là è perfetto, Domenico, quando vuoi dire che non ha ragione. Forse la beve pure, basta la parola ragione. Perché quel penso, quel credo non fanno bene all'old brain come messaggio? Perché? Crea incertezza, crea insicurezza. E l'old brain vuole essere... Mentre, attenzione, io già so le obiezioni su questa cosa che sto dicendo, è che essere troppo sicuri nella comunicazione poi può risultare arrogante la comunicazione, può risultare troppo aggressiva. È aggressiva per il new brain, per la neocorteccia, ma non per l'old brain. La neocorteccia, a parte razionale di noi, tenderà a vedere un linguaggio troppo assertivo, a volte è un po' arrogante, talvolta sì. Però l'old brain ha bisogno di sicurezza, di saldezza, quindi... E non di congiuntivi, assolutamente. Un'altra cosa che devi evitare, questo è bellissimo, lo trovi agli esami universitari a manetta o alle interrogazioni... Nunzia, lo puoi dire? Sì. Allora, Nunzia dice, parlami di Piaget, la scuola della psicologia cognitiva post-vigoschiana. Allora fa... aspetta, sì, vi ricordo, cioè... Cioè... In pratica, volevo dire, tutta questa roba qui, questa roba di sospensione. Un'altra cosa che per favore... Ve lo dico sì, col cuore... Nella comunicazione evitate come la morte, ed evitate come una brutta malattia i puntini sospensivi, sono una cosa detestabile, veramente. Se voi mi aggiungete su Facebook e vedo nei vostri stati troppi punti interrogativi, vi levo l'amicizia, ve lo giuro, no, lo dico subito, perché io odio i punti sospensivi. Nella comunicazione non significa niente, anche quando vedo tantissimi insegni di locali, per esempio, no? La pizza è punti sospensivi, buonissima, ma chi... Perché metti quei punti sospensivi? Cioè, cosa mi stai sospendendo con quei punti sospensivi? Il punto sospensivo andrebbe eliminato per legge quasi, io devo fare un decreto perché sono una cosa... A volte molti le metto. Per esempio, una cosa che... Piccolo consiglio facebookiano anche. È una cosa orribile quello che si chiama nel linguaggio tecnico il bug booking. Cioè, quegli stati in cui dice e non dice niente. Lo sapevo, punto. Io ho tolto l'amicizia, non so quanta gente ho tolto l'amicizia. Oppure tremendo, punti sospensivi. Ma che cosa? Vabbè, punto pure. Io cominciate a togliere l'amicizia a questa gente e vedete. Ma vabbè, sarà un messaggio, che cosa? Non lo mandare. Chiudo la parentesi. Vedi, in questo momento hai sbagliato, hai detto, io secondo me è meglio, dici che è sbagliato e basta, non dire io secondo me. Chiudo la parentesi, però evitate il bug booking, è proprio una cosa veramente penosa. Se volete dire qualcosa a una persona, scrivetegli un messaggio, non è che gli altri devono capire voi cosa volete dire con quella cosa. Oppure grippa la gente. Sì, molti lo fanno apposta perché poi tu devi scrivere, ma perché? Cos'è successo? Quindi per favore, io lo dico subito, ma lo dico per fatto mio, davvero tendo a togliere l'amicizia per una cosa del genere, quindi fate voi. Vabbè, quelli andrebbero bannati proprio per me, cioè da Facebook andrebbero, io denuncierei su Facebook per farli togliere una volta per sempre, però non si può fare, io sono estremo nelle mie cose. Evitate le frasi complesse, torniamo un attimo alla serietà per favore, poi su Facebook. Evitate le fasi complesse, questa è un'altra cosa logicamente che è inutile neanche che ve la sto a spiegare. Quando si parla in pubblico, quando parlate con delle persone, utilizzate molto le pause, no? È una cosa che funziona, dicevo prima, non ricordo con chi stavo parlando, che è uno dei modi attraverso il quale si crea ritmo nella comunicazione,
e mettere anche delle pause nella comunicazione, no? È vero, io parlo molto velocemente, però ho anche molte pause durante la comunicazione, non so se è efficace, ma in generale tende a creare dei sbalzi di ritmi fondamentalmente. Parole semplici, precise e concrete. Una cosa che funziona pure, l'ho detto anche già questa mattina, è l'utilizzo di un lessico specializzato in un posto, in un luogo dove quel lessico è molto ben accettato. No, quindi se io adesso qua cominciassi a parlare in dialetto andriese con molta difficoltà, sarebbe molto ben accetto, diciamo così, non ben accetto, ma sarei molto ben capito, diciamo così, ecco, in qualche modo. Se io per esempio appunto ho utilizzato molto prima la parola... Come, scusa? Che vuoi dire, che non capiamo? No, capito benissimo. Però, no, faccio un esempio più fa, ecco, ho sbagliato l'esempio, ora ne uso un po' meglio. Quando prima ho detto ci vuole cazzimma, per voi la parola cazzimma significa o non significa? Anzi, non significa quasi niente. Ah, se lo dico a Napoli, se lo dico a Salerno, tu, immediatamente non c'ho bisogno di spiegare che significa quella parola, no? Quindi il lessico specializzato in qualche modo crea comunanza. Lo stesso linguaggio. Se vado a parlare con degli sportivi e utilizzo delle metafore calcistiche, perfetto, fondamentalmente. Una cosa di curiosità più che altro. Questo studioso ha studiato, questo tipo, ha studiato un po' di presentazioni e cose del genere, e della Yale University, quindi non università tanto così, tanto per dire, e ha messo in evidenza che le 12 parole che più convincono nella lingua inglese sono queste qui. La prima parola in assoluto più convincente è tu, you. Poi soldi, convince molto effettivamente, risparmio, nuovo, risultati, facile, salute, sicurezza, amore. Come vedete la salute non è la prima cosa, come qualcuno può dire, ma ci sono altre parole prima. Sicurezza, amore, scoperta e ultimamente sono due new entry, provato e garantito. Sono due parole che creano molta fiducia, creano molto legame. È una curiosità, non è detto, non significa niente di che, però in qualche modo vi fa capire che il cervello reagisce meglio a certe parole rispetto che ad altre. Su questo... Ci sono alcuni negoziati. Sì, vengo subito da te, Angela. Angela. Ci sono alcuni negoziati. Ma tu, tuo marito Angelo, tu Angela. Sì. Che fantasia. E alcuni negozianti che poi alla fine magari ti vedono indeciso, dicono, ma questo ce l'ho io a casa. Sì. Quindi sì, sul garantito, provato. Se un negoziante dice ce l'ho io a casa, è fatta. È fatta, è fatta. Se prima vai da McDonald's e trovi il direttore che dice io lo do da mangiare ai miei figli il panino. Ma no, io l'ho sentito, perciò lo dico, perché l'ho sentito e ho visto delle ottime reazioni a questa cosa. Comunque, è le combinazioni di parole più efficaci. Sempre questo studioso ha messo in evidenza che al primo posto c'è il ti ringrazio. Ti ringrazio crea un'immediata empatia con le persone. C'è una bella foto, Veronica, a questa slide. Ok. Due, per favore puoi, no? Per favore è la base della gentilezza. Cosa ne pensi? Ti amo, addirittura al quarto posto. Ti stimo, che però è molto più americano, da noi ti stimo, non si usa moltissimo. E poi sono fiero di te, anche quello è molto... Sì, ti rispetto. Ti stimo è... anche nella variante ti stimo, fratello, che si utilizza nelle discoteche di più. E poi sono fiero di te, che in Italia non l'ho mai sentita una volta questa parola, questa combinazione, ma in America I'm proud of you è strautilizzata. No, non è per il consumatore, questo è per il linguaggio comune, diciamo. Dici? No, ma io non lo so, questa è una ricerca fatta, quindi per me però ti amo, sì. Però ti amo, attenzione, questa sembra una traduzione dall'inglese, perché là I love you in inglese mi voglio bene anche. No, perciò ho detto una prima curiosità, no? Alcune cose sono simili. Però quello che è interessante, al di là della parola che vale o non vale, quello che è interessante in questa ricerca, in questa curiosità, è che tu comunque si mette in evidenza come è nel rapporto è nel rispetto dell'altro che funziona il linguaggio, no? In quel ti ringrazio, per favore puoi, in quel cosa ne pensi, c'è proprio il senso dello scambio di old brain. Questa è un'altra cosa molto interessante che le persone non ci fanno abbastanza, non sempre ci fanno caso, che nella comunicazione le parole addirittura incidono solamente per il 7%, mentre invece quello che è importante è la voce, il modo in cui voi modulate la voce che influenza l'ascoltatore. Quindi se io dico le stesse cose che dice Valentina,
Il modo in cui lo dico, e il modo in cui lo dice Valentina, cambierà completamente l'impatto su voi, su di voi. Perché la voce, il modo in cui io gestico tutto il resto, darà al contenuto un tipo di significato rispetto al nostro. Professore di psicologia che si chiama, forse lo conoscerai, si chiama Ciro Imparato. Praticamente lui affronta questo metodo, è un professore, un vocal coach, praticamente parla proprio di questo, cioè noi diamo più importanza all'aspetto esteriore e non curiamo quelli che lui chiama i colori della voce, quindi il nero per identificare un metodo di come posso dire, di ira, oppure verde per quanto riguarda l'allegria, rosso per quanto riguarda i sentimenti da apportare sia a quella persona. Quindi è vero, cioè, mi ritrovo molto bene. Ti ringrazio ed effettivamente è giusto quello che dici, cioè facciamo poca attenzione al modo in cui modelliamo la voce. Per l'importanza della voce voglio farvi vedere questa piccola parte di Gassman che legge gli ingredienti dei frullini. Lara. È eccezionale, no? Il modo in cui lui, pur leggendo i semplici ingredienti dei frullini, dà un colore, dà una vivacità, fa sentire il fresco, l'asciutto e così via. In generale la voce diventa... il modo in cui moduliamo la voce creerà sicuramente un tipo di impatto diverso a seconda di come gli diamo importanza o meno. Questo l'ho detto prima. Un'altra cosa, non so chi di voi parla in pubblico di solito, chi si trova a parlare in pubblico in generale, ma un consiglio è quello di creare sempre un legame con le persone con cui parlate in pubblico. Una delle paure, parlavamo ieri forse con Domenico, durante un corso che lui ha fatto con Giancarlo Giannini, diceva Giannini, una delle grandi paure dell'essere umano è quello di parlare davanti a un pubblico. Te forse capita, perché voi siete rappresentanti di istituto, quindi sapete che significa. Quando hai una voce brutta. Ci puoi lavorare sulla voce, non esiste una voce brutta di per sé, alcune sono orribili, però vabbè. Quelli non dovrebbero parlare in pubblico. Rai 3 Puglia. Più brutta è la voce. Questo privilegio non lo puoi avere. Più brutta è la voce, più lo prendono. Allora. Salutiamo i giornalisti di Rai 3 Puglia. Quello che è importante quando parlare in pubblico è una dote che alcune persone hanno perché viene naturale, perché lo hanno dentro, perché piace farlo. Io ricordo di parlare in pubblico da quando avevo 2-3 anni, cioè da sempre, ricordo che senza pubblico io non parlo praticamente, cioè se non ci sta molta gente io non riesco, sono timido, non riesco a parlare, ho bisogno di molta gente, quindi alcuni hanno proprio bisogno di gente davanti per poter parlare, altri invece vedono il microfono come una malattia virale, che lo prendono e si ammalano, oppure si morto. No, il microfono, no. Ci sono delle tecniche che non vedremo oggi qua perché sono tantissime, logicamente, per chi non lo ha come sua indole, diciamo così, ma sicuramente una delle caratteristiche fondamentali, principali di chi parla in pubblico è quella di mantenere un contatto visivo con la gente, no? Un'altra delle tattiche che si utilizza quando hai moltissima gente di fronte è quella di cercare 3 o 4 persone all'interno del pubblico e guardare, lo fanno anche alcuni attori di teatro, forse voi lo sapete bene questo, si cerca un feedback visivo da qualche parte e continuamente lo rintuzzi questo contatto visivo, altrimenti in pubblici meno vasti di quello che può essere quello teatrale, la cosa molto importante è cercare di guardare le persone il più possibile, no? il numero più vasto di persone, in modo tale da non far sentire la persona staccata a livello di connessione. Quindi questa è una delle possibilità. Quindi l'importanza della voce è anche l'importanza del mantenere un legame con le persone. Fa parte della stessa area, diciamo così. La creatività è... A proposito della credibilità, la creatività è molto complicata da mettere in parole per dire che cos'è. Comunque sicuramente quello che posso dirvi è che essere creativi significa... Qualsiasi cosa voi facciate, anche una presentazione classica, anche una presentazione in slide, ha bisogno di tempo e di energie per far sì che sia la più varia possibile. Ma
La creatività effettivamente è un forte dono, è un forte dono, però non è detto che sia soltanto un dono, effettivamente si può vivacizzare, migliorare. Non sono un grande fan, non penso che la creatività pura la impari, non credo, a dire la verità, però in generale ci puoi lavorare fondamentalmente sopra. Sapete cosa io dico? Per chi non è creativo puro va fatto lo sforzo di spostare un attimo lo sguardo, a volte, no? Non guardare sempre le cose dallo stesso punto di vista, cercare un attimo di mettersi vi faccio un esempio, vi dico una cosa, anzi più altro, mi ha colpito molto molti anni fa, una delle cose che ho visto in vita mia che più mi hanno influenzato. Nei metà anni 80 uscì questo film di Robin Williams, L'attimo fuggente, che molti di voi pensano abbiano prima visto, okay. Io all'epoca ero abbastanza giovane quando l'ho visto la prima volta. E c'è una scena in particolar modo che ora è stata stravista, anche su YouTube, dappertutto, in cui lui dice, a un certo punto fa salire tutti gli studenti su una cattedra, no? E dice: guardate il mondo da un'altra prospettiva. Quella è una delle cose che più mi è rimasta impressa nella vita ed l'ho trovata sempre molto giusta, molto efficace, perché noi siamo abituati a guardare le cose sempre dallo stesso punto, cioè guardiamo le cose così come ci hanno insegnato, e se proviamo invece a guardare le cose da un altro punto di vista, mettendoci negli occhi degli altri. Per esempio, c'è una in psicologia di coppia si utilizza molto la tecnica delle due sedie, non so se la conoscete questa tecnica, si utilizza anche quando litighi con il partner, non so se vi interessa, ve la dico oppure no, vi interessa? Provo a dirvela, poi nella terapia di coppia si usa moltissimo, oppure quando litighi, provate voi quando litigate il vostro ragazzo, non so se vi avrete il tempo, ma comunque, cosa si fa in questa terapia? Si mettono due sedie, si mette la persona su una sedia e di fronte nessuno. Qui c'è il terapeuta che ti muove. La persona che sta qua deve rivivere uno dei litigi che ha avuto ultimamente, negli ultimi periodi, o un litigio particolarmente forte, con chi vuole, con il proprio ragazzo, con la madre, col padre, con quello che vuoi. E devi fare un attimo uno sforzo di immaginazione. Provate anche un attimo voi a pensare l'ultima volta che avete litigato. Prendetevi un attimo un secondo, pensateci. Trovato? Qualcuno l'ha trovato, qualcuno no. Vediamo chi ci riesce. Allora, questa persona si mette qui e cerca di mettersi seduto e cerca di rivivere il momento in cui gli dicavo, con i gesti, quello che ha detto, le parole che ha spiegato, un po' tutto quello che ha a che fare con questo suo litigio. Dopodiché il terapeuta dice a questa persona, quindi dico a voi, di mettervi dall'altra parte, sedervi qui e vedere come eravate quando parlavate voi. Cioè, cercate proprio di vedere cosa faceva, i gesti che facevate, le parole che dite. Già in quel momento vi apparirà così ridicola la vostra figura. Oppure non ridicola del tutto, ma vi apparirà così fuori luogo, così esagerata, che si è innervosita per un niente fondamentalmente. No, tu sei qui e vedo Maglio che si agita con le parole, che dice una parola che non doveva dire, che offende quando poteva anche dire un'altra cosa, no? Vedete un altro punto di vista. Poi arriva un altro, logicamente questo è molto più lento, sto facendo un po' veloce. Dopo c'è un momento importantissimo, quello in cui ti stacchi dalle due sedie e la persona viene portata in un angolo e deve guardare da qui, quindi a una certa distanza, questo litigio tra due persone, tra le due persone, tra te e la persona con cui hai litigato. Questo è un momento, io credo, straordinario, io l'ho usato moltissimo nella mia vita perché prima ero per curarmi un po' dalla irascibilità che prima avevo, adesso molto meno. Quando queste due persone, quando tu vedi da fuori, capisci veramente una volta per tutte la ridicolaggine di certi gesti, l'esasperazione di certe cose che tu hai detto, ti rendi conto quanto lui possa avere o lei possa avere ragione su certe cose e tu non l'avevi sentito, perché quando siamo nella discussione noi tendiamo a sentire soltanto noi stessi e a vedere solo le nostre ragioni, ma l'altro, se sta dicendo qualcosa, ha delle ragioni, molto probabilmente ha un punto di vista. Quando sei qui lo vedi. Dopodiché, per finire una volta per tutte, la persona ritorna al posto e rivive la scena, questa volta dopo tutta l'esperienza che ha fatto. Vi assicuro che questa terapia delle due sedie è di un'efficacia pazzesca, anche sulla mia pelle l'ho vista, è di un'efficacia incredibile. Se volete, no, se avete tempo, no, provateci, quando avete anche litigato una persona particolarmente cara con voi, con cui volete ristabilire un rapporto, provateci. Funziona? Una domanda. Ah, ok. In base alle informazioni dette questa mattina, l'osservazione di una persona, l'ascolto, è importantissima per poter vedere un prodotto. Per vendere. Mi è sorta una domanda: quanto il neuromarketing, non so proprio neanche leggere, quanto il neuromarketing è efficace invece quando la vendita avviene in modo epistolare? Vincenzo. Allora, caro Vincenzo, virgola,
scivola a capo. No, no, questa è una domanda interessante. Nella vendita epistolare il neuromarketing è ancora più efficace che nella vendita vis-à-vis, perché tu hai tutta questa possibilità di inserire quello che abbiamo detto in maniera molto efficace. Il grabber iniziale, quindi qualcosa di ironico, o il mini dramma, o tutto quello ciò che abbiamo già visto. Hai la possibilità di inserire, di capire bene qual è il pen, il claim. La vendita epistolare, cioè la vendita fatta via mail, la vendita fatta per corrispondenza, applicando tutte queste regole è ancora più facile di quella vis-à-vis, perché in quella vis-à-vis ci sono tutta una serie di implicazioni, di variabili, c'è l'obiezione al momento. Quindi in quella epistolare, caro Vincenzo, funziona anche meglio. E grazie comunque a chiunque abbia scritto. Se eravamo alle due sedie, perché ve l'ho detta? Ve l'ho detta perché la creatività a volte è semplicemente spostarsi un attimo e cercare di vedere le cose da un'altra parte. In quel modo, in qualche modo, io vedo qualcosa di diverso. Vi è chiaro? Avete qualche dubbio su questo punto? Vi sentite creativi? Sì. Chi? Tu parlavi della, cioè il fatto di allontanarsi dalle due sedie riproduce una sensazione di terzietà che ti consente poi dare le proporzioni che non pensavi avesse in realtà la cosa. Questo è un consiglio che nelle redazioni giornalistiche danno, e cioè il giornalista, l'osservatore, deve essere come se fosse un extraterrestre, deve guardare la scena da Marte. Così può descriverla dando il giusto peso, perché poi se ci sono coinvolgimenti emotivi particolari o hai una forte capacità di fare il passo indietro, due, tre passi indietro rispetto alle due sedie, altrimenti non sarai mai capace di descriverlo. Grazie Cenzo. Ok, quindi creatività. Molto semplicemente, no? Per dire anche in una presentazione, anche in una discussione che voi fate, molto semplicemente, a volte la varietà diventa creatività. Quindi per esempio inserendo immagini sui filmati ogni volta che è possibile per stimolare l'old brain, utilizzando diversi colori nei testi, anche quello è una possibilità di creatività, utilizzando un mezzo diverso dallo status quo, cioè quindi utilizzando qualcosa che è nuovo, come abbiamo detto prima, per esempio i prop per parlare di un qualcosa che è poco concreto. Tutto questo, in qualche modo, questa varietà produce creatività. Una cosa molto interessante è conoscere bene la teoria dei colori. Ogni colore esprime qualcosa, quindi anche nel modo in cui voi comunicate attraverso il cromatismo è fondamentale. Il rosso, potere, attività, beh, questa cosa qui sarebbe un po' lunga a spiegare, però ognuno di questi colori qui è utilizzato in maniera molto forte da un brand, e quando il brand sceglie quel colore sta scegliendo una filosofia, sta scegliendo un modo di essere. E questo vale anche per voi quando scegliete l'abbigliamento che in qualche modo vi caratterizzerà, sempre di più tra l'altro. Ma scusa, secondo te perché la luce è associata alla filosofia? Più che la luce è associata, non è che la luce è associata alla filosofia, è il giallo che esprime sia luce che può esprimere, sia luce che filosofia. Il giallo da sempre è un colore della... È qualcosa che deriva da alcuni come posso dire, da studi anche neurologici fondamentalmente, in cui alcuni studiosi hanno comparato, è un po' complicato da dire, ma hanno visto in che modo la corteccia cerebrale reagiva alla parola scritta con varie lettere. E per esempio si è visto che la parola filosofia scritta in giallo creava un picco maggiore rispetto ad una parola la stessa parola scritta con un altro colore. Ecco, per spiegarti tecnicamente come è stato fatto. Sicuramente filosofia come giallo si intende anche come filosofia aziendale, no? Quindi Kodak in questo senso ha utilizzato il giallo anche per questo fondamentalmente. Fin dall'inizio il colore giallo ha avuto qualcosa più degli altri. Il sole dava energia. Il coraggio è esprimere le vostre idee, esprimere il vostro punto di vista in maniera chiara, in maniera non preoccupata. Mettersi a nudo, no? Quello è quello a che fare anche con la verità che diciamo prima della credibilità. La verità è, perché come fa a essere, che significa essere credibili, trasparenti, essere veri? In sé, la verità è un concetto piuttosto vago fondamentalmente. Per me è molto importante, ancora più della verità in senso stretto, il coraggio di esprimere la mia verità, no? Quello è. Se tu hai il coraggio di esprimere la tua verità nonostante tutto, acquisti credibilità fondamentalmente. Vabbè, sì, sempre questo è quello, paure e cose del genere.
ci sono, secondo alcuni psicologi anche, si può allenare il coraggio, non è una dote innata. Ci sono tre tecniche molto, molto semplici, diciamo così, tre tecniche per eliminare la paura. Agire in modo mirato ma distaccato, quindi dare il messaggio all'old brain che io ci tengo a quell'affare, ma non muoio se quell'affare non va in porto. Essere positivi, è inutile che neanche sto a dirlo, e poi esercitarsi. Cioè non smettere mai di studiare, di portare avanti il proprio messaggio, la propria comunicazione. Non smettere mai. Molti di voi in questi giorni mi hanno chiesto quali libri leggere, come approfondire questi studi. C'è molto e non c'è niente su questa roba qui, sul neuromarketing, perché come avete visto c'è un po' di tutto dentro, dalla filosofia, alla psicologia, alla letteratura, alla comunicazione, comunicazione verbale, non verbale, gestualità, cose del genere. Siate curiosi, no? E prendete il più possibile. Ogni cosa vi servirà, tutto, anche un testo di matematica. Qualcuno di voi forse ha visto il film Imitation Game, o lo vedrà probabilmente. Si parla di questo grandissimo scienziato che per me è pari a Galilei, non di meno, che è Alan Turing. È un matematico, però lui dice sempre ha detto una cosa molto interessante, cioè che tutto è matematica, e come lui dice tutto è matematica, io dico tutto è essere umano, tutto è comunicazione, quindi siate curiosi, già quello basta. Ora, dato che fine è per chiudere veramente, uno, voglio ringraziarvi davvero, perché io so che non è mai facile fare 6 ore di corso al giorno, ascoltare, stare lì attenti e tutto il resto, quindi grazie dal profondo del cuore per queste 2 giornate in cui mi sono divertito veramente moltissimo, è stato anche bello fare i test con voi, la personalità e tutto il resto, quindi molto bello, grazie anche a chi era da casa, perché anche loro hanno avuto molta pazienza. E secondo, abbiamo avuto un'infarinatura in neuromarketing, logicamente in 2 giorni di corso non si può insegnare, né si può imparare il neuromarketing, si possono avere degli spunti. Prendete quello che vi serve, prendete quello che, anche 2 o 3 cose soltanto di quello che abbiamo detto, e mettetelo in pratica, perché se da domani, da stasera in poi, non mettete in pratica anche una piccola cosa di quello che abbiamo detto, è inutile, cioè rimane un impatto al momento, ma poi non ha nessun riverbero. E come già vi ho detto, io ci sono in qualsiasi momento, quindi anche se non vi rispondo subito perché sono in viaggio o cosa del genere, io ci sono. Non lo so, perché dovevi stare da casa adesso, quindi no. Cioè... Sì, sì, queste qui verranno poi prese da... Concludi che poi ti spiego. Ah, ok. E quindi, questo, ci sono, se vogliamo approfondire, volete approfondire, avete informazioni, volete approfondimenti, ci sono. Quindi, per finire, grazie di tutto davvero, grazie. Ah, e poi una cosa che dimentico sempre di fare, ma stavolta non dimenticherò, io devo ringraziare anche le persone che mi hanno permesso qua di stare, anche voi dovreste ringraziare davvero molto delle persone che sono prodigate in una maniera incredibile perché questo potesse accadere, sono mesi che stiamo lavorando, Domenico, Leonardo, scusa se dimentico qualcuno, ma sono delle persone... Perché lo dico sinceramente, non è facile organizzare una cosa del genere non facendovi pagare neanche un euro, tra l'altro, no? Perché questo corso che io faccio nelle aziende costa un bel po', vi assicuro costa un bel po' a chi fa questo corso, quindi voi avete avuto, non dico il privilegio perché non è un privilegio, però avete avuto la possibilità di farlo, l'opportunità di farlo gratis, ed è stato grazie a Teatro Sospeso, a Domenico, Leonardo e Teatro Sospeso. Ci saranno altri incontri qui ad Andrea? Questo non lo so, dipende da Domenico. Io volevo ringraziare Manlio perché comunque insomma perché comunque lui insomma in questi giorni abbiamo parlato, lui viaggia tantissimo, quindi sperare che sia in Italia è praticamente stato un miracolo, tant'è che poi ti chiederò perché sei venuto. Ok. E, ovviamente noi abbiamo portato avanti tutta questo seminario, avremo poi la prossima settimana un altro seminario invece che riguarda come argomento tutta la burocrazia del settore dello spettacolo, con Vincenzo Cipriano che è il direttore artistico del Kismet, e tratterà infatti il titolo del suo seminario è Sono un artista e di lavoro che fai? Abbiamo deciso di fare questo percorso come associazione Teatro Sospeso, e nel frattempo però ringrazio anche tutte le altre partnership che hanno contribuito alla comunicazione di questo evento,
In primis fotogrammi SNC con Leonardo Salvemini, anche perché l'esperto più di cento. Anche perché nel settore cinematografia lui è maggiormente esperto rispetto a me, diciamo. E, oltre a loro c'è stato anche il Palazzo Bianchi, che c'è come associazione culturale, che ci ha ospitato a Trani nel primo seminario con Vito Palumbo, che era un regista che ha prodotto un film a Hollywood con il produttore di American Psycho. E poi abbiamo avuto anche l'Altrove come associazione culturale di Andrea, che ci ha permesso di promuovere molto l'evento sul nostro territorio. Abbiamo anche il FIOF, Fondo Italiano Orvieto Fotografi, e infatti tutte le fotografie che sono nel corridoio sono del dottor Lattanzio, anche nel corridoio, vabbè, per chi è in diretta non vede, però chi è stato qui giustamente ha potuto visionare tutte queste foto. Un metro per 70, sono 13-14 stampe, a mio parere belle, infatti. E poi abbiamo avuto anche come partnership in questo evento il Social Service, che è la società che gestisce poi l'Officina di San Domenico, che è il luogo che ci ha ospitato qui per questo convegno e per il prossimo. Poi il CSA, che ci ha permesso di fare stampe e affissioni di queste locandine che abbiamo messo per Andrea e per Trani. E grazie Manlio, perché è un personaggio, insomma, una persona che sono stato contento di avere qua, e noi abbiamo altre idee future, quindi speriamo che nei suoi viaggi ci siano dei buchi vuoti e crea dipendenza. Quindi ti ringrazio vivamente e ci vediamo la prossima settimana, venerdì e sabato, per chi in diretta streaming. Per chiunque voglia avere informazioni può andare sul sito di Teatro Sospeso o sulla pagina Facebook e potete scriverci. Grazie.